Riapre il mercato con distanze sociali eppure tra bancarelle. Un po' a sentimento le prime, 4 metri categorici per le seconde. Polizia locale, Protezione civile e Croce Rossa si aggirano insieme a qualche amministratore tra il pubblico, limitato da paura e da qualche nuvolone in cielo. Forse pure dai prezzi, che per qualcuno sono aumentati, per altri invece restano sempre gli stessi. È un po' a rilento ancora. Corri dentro perché? Poca gente ancora, forse ha paura di uscire. I prezzi di frutta e verdura, tutti stanno a parlare di sti prezzi qui, ma sono aumentati davvero? No, sono regolari per il periodo che è. Ah, e questi nostri sì, quelli che avevano ai supermercati erano il doppio. Ecco, gli affari come vanno? Male, male, male combinate. Ma la gente la vedi? C'è gente in giro, sta venendo? Poca gente, Michele, poca gente. La gente sta venendo, sta rispondendo per questa prima giornata di mercato. No, che stanno facendo un manicomio se fanno qua. Signora, primo giorno al mercato dopo tanto tempo, immagino. Certo. Un po', è sempre bello come se fosse la prima È volta. bello pure muoversi da casa. Non abbiamo la Ho scusa. l'utilità, Ma però. i prezzi come sono? Sono buoni? Insomma, sono sopportabili. Dopo 2 mesi siamo usciti un po' per andare al mercato. Come li vede i prezzi? Ho sempre lavorato e i prezzi sono normali, un pochettino in più, però sono normali. L'importante è che si trova la roba. Tutti in fila ad aspettare il proprio turno. Ok, va bene così. Meglio così perché le distanze sono quelle che contano. Quando ci sono le distanze c'è tutto. I prezzi contano. Beh, i prezzi sono un po' carucci comunque. Gli ambulanti, categoria in crisi e da tempo in sofferenza, apprezza il gesto e si prepara alla fase 2. Noi abbiamo avuto piena disponibilità dagli amministratori, sinceramente. Appena abbiamo proposto la disponibilità di aprire il mercato, loro si sono messi a piena disponibilità. Poi stiamo valutando il discorso di poter aggiungere altri banchi durante il seguito, perché attualmente diciamo, c'è la disponibilità di un'area abbastanza ampia. Quindi l'amministrazione la settimana prossima l'incontreremo di nuovo, l'incontreremo e decideremo insieme di inserire qualche altra disponibilità. La polizia locale, con occhio scrupoloso, assicura che tutto vada per il verso giusto. Questa organizzazione di area mercatale è stata abbastanza semplice perché sono meno di 30 esercenti, l'area è abbastanza grande, i controlli sono molto, molto stringenti, quindi è andato tutto bene, la programmazione è stata fatta a monte, quindi le distanze di 4 metri tra vari esercizi, tra vari parcheggi di plateatico è andata molto bene, quindi non c'è molta affluenza effettivamente, la giornata non è nemmeno buona, per cui diciamo che sotto il profilo del controllo è tutto ordinato. Un antipasto, insomma, per una fase 2 che da lunedì porterà inevitabilmente a qualche scossone, un antipasto pure di normalità, nonostante le distanze, nonostante le mascherine.